soprattutto in termini di pendenza, qual è la difficoltà vera di questa salita? 32%? Cavolo, è già una pendenza che solo a dirla spaventa. Qui siamo veramente in una salita da incubo. Questa è la porta dell'inferno. La porta dell'inferno torna ad aprirsi sul Friuli Venezia Giulia. Dopo aver affrontato il Kaiser, lo Zoncolan, se pensavate di essere usciti dall'incubo, vi sbagliavate. Di incubo contro la legge di gravità ne sta per cominciare un altro. Un primo chilometro già molto impegnativo all'11% di pendenza media e un secondo chilometro a un 10-11% sempre di pendenza media. Patrick ed Emiliano, guida cicloturistica del Friuli, hanno attraversato il torrente Degano e ora sono sul versante opposto allo Zoncolan. Da Ovaro punteranno al passo della Forcella. Li aspetta la Stentaria. Questo, amico mio, è il pezzo di riscaldamento per avvicinarsi, dai. Però promette dai. Bene questa salita. Tendenza, eh? 13%, non siamo ancora arrivati a Mione, il peggio deve ancora appunto arrivare. Dal secondo chilometro si snodano 7 chilometri, la cui pendenza non scende mai sotto il 17%, con punte al 31%. Un dislivello di 1111 metri. Pendenza media 18,27%. Beh, poi c'è da dire che sono convinto che in una salita del genere pochi abbiano provato a conquistarla, ma ancora meno ce l'abbiano fatta, perché quelli che sono saliti con me hanno messo tutti il piede a terra, Patrick. Dai. Proprio questo non volevo sentirmi dire. Il piede a terra io spero davvero di non metterlo, perché sarebbe un pochino umiliante, ma al di là di questo, la cosa bella di oggi è che le nostre telecamere di Icarus sono le prime in assoluto a testimoniare e a raccontare questa salita da incubo. Assolutamente sì. I panorami da sogno che si possono incontrare tra le Casere Forchia, Losa, Gerona, Pieltinis, forse attenuano un po' la fatica se si riesce ad alzare la testa. Siamo quasi ai livelli mountain bike, quindi soprattutto quando arriveremo fra poco negli stavoli toccheremo punte del 25, 27, 28%, quindi fino al 31. Da sconsigliare vivamente, e ve lo dico per mia attuale esperienza, il 39, perché col 39 davanti si fa una gran fatica. Se continuiamo le metafore delle rampe, questa potrebbe essere la rampa del garage di un condominio degli anni 60. Patrick, dimmi, l'hai mai vista una pendenza così alta per tanto tempo? No, io ti dico la verità. Pendenze fino al 30-31% le ho fatte, ma non per così tanto tempo. Erano delle strappate di qualche centinaia di metri. Non per così tanti chilometri. Qui avanti a noi mi sembra di vedere che comincia il tratto in cemento, si schiarisce, lasciamo l'asfalto, quel famoso tratto zigrinato che ci introduce poi nella parte infernale, no? Sì, sì, Patrick, qua. Eccolo. Voilà, siamo qua sopra. Quindi vuol dire che non c'è più da parlare, c'è solo da pedalare e ci sono pendenze dal 26 al 32 con l'ultimo pezzo, adesso ci sono due tornanti ripidissimi e l'ultimo pezzo sarà brutale, dritto, 25-32%. Sicuramente in cima l'incubo finisce, ti guardi intorno e sei in vetta al condominio della Stentaria. E sei ancora vivo. È stata veramente, 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 veramente dura. Gli ultimi 800 metri infernali. Pendenze fino al 30%, 31%.
Vabbè, qui si vedeva il 31 e difficile anche un po' ragionare quando si arriva qua. È la peggiore in assoluto che potete fare, almeno qui nel Friuli, in Italia quasi sicuramente. L'abbiamo descritta come la salita più dura del mondo e fino a prova contraria accettiamo qualsiasi tipo di smentita, ma fino a prova contraria personalmente penso di aver fatto qualche salita nella mia vita, è indubbiamente la più difficile e la più dura.